comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, Waiu e Forza Napoli. Ovviamente dico buonasera perché voi lo vedete stasera il video. Gonzalo Higuaín è un nuovo calciatore del Chelsea. Che munnezza, Roma. Ma che munnezza, Roma. Un giocatore senza palle. Non è in grado di prendersi le sue responsabilità e di mettere la squadra sulle spalle e far vedere il top play che vuol dimostrare che è. Ma un vero top play, quella lotta là, non lo sarà mai. E poi mai. Stava nel Real Madrid, il top delle squadre. E quindi per questo ha messo in bacheca i suoi trofei. È andato nel Napoli, è andato. Maurizio Sarri giocava per Higuaín, Ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa. Vabbè, quel poco che ha vinto, le ha vinto perché in Napoli giocava per Higuaín. E Sarri, colui che adesso è andato a riabbracciare quella luta, e Sarri ovviamente gli aveva fatto la giostrina attorno a lui, e lui ovviamente a Napoli era il simbolo, stava, e se rimaneva secondo me poteva pure scrivere qualche altra cosa. Un vero top play. Poi se ne andò nella Juve. Nella Juve andò. Non parliamo di ingaggio. No, no. Perché De Laurentiis gli voleva offrire lo stesso stipendio che prendeva nella Juve. Lo stesso. No. Gonzalo Higuaín andò nella Juve perché, a parte che la Juve, ma con tutto lo schifo calcistico che la posso avere, è una grandissima squadra. Ma voi dite, mo che è? Mo vuoi far venire a piovere un'altra volta? No. E, ammetto che la Juve è una grandissima squadra, come ammetto che c'è pure il potere da parte vostra. C'è la sudditanza per voi. Quindi è inutile negarlo. Perché se io ammetto che la Juve è forte, voi non potete ammettere che a parte forte c'è pure un po' di potere. Qui apre e chiude parentesi. È andato là, nella Juventus, perché sapeva che, non essendo pure squadra forte, ovviamente si vinceva. E quello che ha vinto sono due scudetti. È una Coppa Italia, mi sembra, una Supercoppa con la Juve, non l'ha vinto. Ha vinto due scudetti. È una Coppa Italia. In poche parole, a differenza del Napoli, andando nella Juve 2 anni, ha vinto solo un trofeo più, in più. Uno solo. Cioè due scudetti. Noi che scudetti stiamo proprio bisticciati, cioè, che scudetti. Però Supercoppa e Coppa Italia comunque l'abbiamo vinto. Mentre nella Juve, nella Supercoppa, non l'ha vinto. Che è successo? È stato proposto al Milan perché è arrivato Cristiano Ronaldo. Lui ci è andato nel Milan, supereroe, è andato nel Milan 6 mesi. Ha visto che il Milan non aveva e a stento come sta andando avanti, eccetera, e non si vince perché per adesso non stanno vincendo niente. Se n'è scappato. Se n'è scappato. E tu sei il top play, un vero top play. Prende la propria squadra per mano e la trascina alla vittoria. Oppure ci tenta a portarla alla vittoria. No, che fa quello che hai fatto tu. Perché tu, a parte che sei un mercenario di merda, sei un uomo di merda, proprio cristiano, tu e tuo fratello. Sei un perdente, perché se tu eri vincente potevi vincere e trascinare la squadra pure con la tua forza.
ricordalo questo, perché non credo che i calciatori che stanno in Serie A su Pip, poi tu sei il fenomeno. Quindi un vero leader accompagna la squadra alla vittoria. Tu non sei un vero leader, tu sei un vero lota, che è diverso, tu sei una vera lota. Ma sei andato da Sarri, ma sei Sarri ti fa giocare il Chelsea per te, allora forse vincerai qualche altra cosa, se no altrimenti sarai uno qualunque nel Chelsea, cosa che ne dubito, perché con Sarri con te c'ha un occhio di riguardo, se no altrimenti sarai uno qualunque come nella Juve, perché ricordati bene, qualuta maledetto che sei, perché io ti schifo come Cristiano, anzi e nel Milan mi stavi incominciando a parto schifo pure pena, proprio per la tua frustraggine mi facevo pure pena. Io ti dico una cosa, nella Juve tu eri uno qualunque, la Juve pure senza di te, pure senza di te avrebbe vinto i due scudetti, avrebbe vinto la Coppa Italia, è quello che effettivamente ha vinto. Tu nel Napoli, quando stavi nel Napoli, a Napoli potevi scrivere qualcosa di importante. Un vero leader è quello là che avevamo 30 anni fa, quello che prendeva la squadra per mano e andiamo a vincere. Lui ha vinto contro tutto e tutti. Lui, per carità, c'era Careca, c'era Lemar, c'era Jordan, va bene, ma perché? A Mertens, a Insigne e gli altri che stavano con te li volevi buttare? Tutti questi 36 gol sono frutto tuo? Ovviamente ti azzeccavano la palla, come tu facevi la giocata, perché sei un grande giocatore, top play in queste tre fasi, Napoli, Juve e Milan, sei decaduto, sei proprio decaduto, sei decaduto come una cacata nella colonna fecale del CES, là sei decaduto, non CES, là. E quindi per me un top play non è questo, un top, come la stessa cosa per me, un top play non è nemmeno Icardi. Per me Icardi non è nemmeno un top play. Ditemi quello che volete. Per me un top play è quello che ti trascina la squadra. Chi lo vanno trovando sull'esordio, ma rinnovo di qua, rinnovo di là. A parte che questo calcio è diventato uno schifo, ma uno schifo esagerato. Ma parlo pure dei miei giocatori, Insigne secondo voi è un top play? Insigne secondo voi è un top play? Che mi è venuto voce che sta ancora per cercare aumento ancora. Is è un top play. E parlando di Insigne, quando era sabato o domenica? Domenica. Meno male che non c'è stato Insigne, perché il pensiero mi dice che la punizione, perché lui è cazzimuto, c'ha la cazzimma, quella punizione, e se l'avesse tirata lui e non ce la faceva di Milik, ma che stavamo parlando? Perché è così, perché quell'altra volta pure mi sembra con la spalla, ma non mi ricordo quale squadra, pure fece questa, la doveva tirare Milik, invece la tirò Insigne. Questi sono i top play, i suoi buffoni, che sono solo buffoni e poveracci dentro. No esternamente, perché state chi ne sono, ma siete poveracci dentro. Siete poveracci dentro, tu quello proprio sei il top della povertà interna. Tu sei il top del top. Ecco, vedete, feci un video e da quel video ho incrementato anche altri iscritti e ho conosciuto altri utenti, altre amicizie eccetera, da quel video sfogo di Wayne quando andò la Rubendus. Ecco, tutto quello che io gli avevo detto su di lui io non mi rimangio nemmeno una parola, ed è tutta veritiera quello che ho detto, che è una lota, che è un manicchio, a chi più ne ha più ne metta,
ve l'ho detto, mo staremo a vedere nel Chelsea se Sarri farà giocare il Chelsea per Higuain, allora forse faranno qualcosa, ma nel Chelsea ne dubito, perché anche se Sarri, il grande Sarri, perché io lo stimo sempre, lo vorrò bene a vita, perché difendeva la mia terra, che poi è anche sua, anche se Sarri, sono convinto che giocherà per lui, giocherà perché lo conosce molto bene, giocherà per lui, e alla fine, vedete, Sarri, hanno fatto pure polemiche, che faceva giocare sempre gli stessi, nonostante che è il Chelsea adesso, il Chelsea, quindi, no Chelsea, il Chelsea, vabbè, però guardateci, faceteci un poco caso, poi concludo, Higuain, dove è andato? No Chelsea, giusto, guardatelo un po', che è andato, Higuain, no Chelsea, giusto, è una questione lettera, è una questione lettera, ma alla fine si deve che le due lettere, e io non c'è. Ciao, ma io sto al lavoro. Un bacione, sempre e solo Forza Napoli. Perché tutto resta è munezzo e sicchero. Ecco vuol dire che fa. Ciao, ma io e Forza Napoli, sempre. Sempre e comunque, Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.